Successo rinnovato a Sennori per Calici di Stelle, la manifestazione promossa in tutta Italia dall'Associazione Nazionale Città del Vino e dal Movimento del Turismo del Vino. L'evento organizzato dall'amministrazione comunale in collaborazione con la Proloco e l'associazione Feste in Festa si è svolta sabato nella notte di San Lorenzo. Al taglio del nastro il sindaco di Sennori Nicola Sassu, insieme all'assessore alla cultura Elena Cornalis, il prefetto di Sassari Maria Luisa D'Alessandro e i sindaci di Sassari, Sorso, Valledoria e Porto Torres. Subito dopo ha preso il via la vera e propria manifestazione per le strade del centro storico, proponendo un connubio tra arte estemporanea, musica, spettacoli, vini pregiati e prodotti tipici della cucina locale. Il vino è stato naturalmente l'attore principale della serata, con ben 11 cantine che hanno offerto le migliori produzioni dei vitigni locali, come il Cagnulari, il Cannonau, il Vermentino e l'immancabile Moscato, il vino per eccellenza della Romagna. Una passeggiata tra gli stand, animata da gruppi teatrali e folk, da Teatro en Vol a Sos Femineddos, Savoghe de Sofeminos Senaresos, Sonos de Goro, il gruppo folk Città di Sennori, il gruppo Janas e l'associazione Il Lentischio, che si sono esibiti nei vari palchi allestiti. Per le strade di Sennori anche una serie di mostre d'arte. Casa Sisini ha ospitato le opere plastiche di Vanni Rocca e Leonardo Casu, al centro culturale Simona Gossoi con la sua mostra Cocci e Putti e Vanna Sassu con un'esposizione sul costume tradizionale e le creazioni delle allieve del corso di ricamo. E ancora una serie di happening estemporanee per le vie del centro storico, un'installazione della coppia Icca Spano e Antonio Salis e un'altra di Betty Casula con Leonardo Casu.